che diede la vittoria alla Juve sul campo del Milan e praticamente lo scudetto ai bianconeri. Nel Milan Ancelotti sceglie Stam a destra, Serginio a sinistra e quindi fa panchina Cafu. A centrocampo le conferme per Gattuso, Pirlo e Seedorf. Kakà alle spalle delle due punte, indisponibile Shevchenko. Solo tribuna per lui, il dolore al tallone ancora. È buono però, soprattutto sulle fasce, c'è qualche punto. Come sempre quando ci sono partite così, ci sarà subito rimessa laterale. Con le mani è andato Clarence Seedorf, Pirlo. Dentro anche segue. Ha sottolineato Capello anche ai nostri microfoni, per esempio dopo la partita contro l'Inter, come Zambrotta abbia imparato ottimamente a essere anche difensore puro di campo. Dopo il guaio al pollice si è molto parlato di un infortunio. Buona la diagonale di Serginho, poi di testa è andato Gattuso, Pirlo, Seedorf cerca la profondità, Gilardino vuole fare la sponda, attende l'appoggio a Seedorf che ricomincia da Pirlo, fermato sul raddoppio di Emerson, centrale il pallone per Pirlo, movimento delle punte ad incrociare, il colpo di tacco di sale Stam, sale anche Maldini, il pallone è tagliato, prova ad arrivarci Gilardino, non trova Maldini, Pirlo, tutto esaurito, saranno 20.000 i tifosi della Juventus presenti, Camoranesi, ancora Vierà, fermato da Serginho, Pirlo che prova a spingere, c'è spazio per Gattuso, tagliata per Ibrahimovic, Trezeguet che è uscito di da. Cioè, il Milan stringe molto il campo, lascia scoperta il lato debole, lì si inserisce sempre molto bene, come abbiamo visto adesso sia Nedved, andava subito in sovrapposizione anche Pessotto. Camoranesi, Pirlo. Però ha raggiunto il pallone proprio perché l'arbitro aveva fermato il gioco, nessuno della Juventus era. Deve anche provare la conclusione in acrobazia, non è riuscito a mettere giù il pallone. Sì, ma di solito lui non sbaglia un aggancio lì, Maldini. Gattuso ha dato a Kakà, poi Pirlo. Sedo, Bertini è il più inglese degli arbitri italiani, lascia spesso proseguire, interviene solo quando necessario, quando il giocatore non va a cercare il pallone. Se il giocatore va a cercare il pallone, Pirlo. Seedorf lo sta chiamando costantemente. Pirlo. Pirlo verso il centro, Gilardino non arriva sul pallone, poi Kakà! 2-0, minuti di gioco, 2-0. Da questa inquadratura con la Sky Cam possiamo vedere tutto, rimbalza. Ancora discussioni tra Trezeguet e il direttore di gara. Ibrahimovic, aggredito da Maldini, riporta via la palla, non commette fallo. Pirlo. Seedorf gioca anche lui da questa parte, costringe quasi sempre Emerson o Thuram ad uscire. Stam, Nesta, Pirlo, di prima, Kakà in posizione regolare. Rientra, poi serve ancora Pirlo. Cerca la profondità, ha letto bene. La dura per adesso. Camoranesi ferma Gilardino, Pirlo prova Trezeguet dopo che l'aveva toccato un giocatore del Milan, quindi non era fuori gioco. Stefano è infuriato perché sono tre volte che chiede il cambio, adesso sta litigando con Ivaldi esattamente. Stam è prima scivolato, poi è riuscito a anticipare Emerson. Pirlo mette giù, saranno due minuti di recupero, pallone per Cacace, è pronto a battere il calcio di punizione proprio Pirlo. Teso! Si è fatto sorprendere clamorosamente Chimenti. In occasione del secondo gol, invece ha calciato in porta. E qui giù, lo ha fermato Nesta. Pirlo, Andrea Pirlo. Palla tagliata, la mette fuori Emerson. Sta parlando con la sua panchina. Pirlo, cerca l'apertura per Serginho che ha un po' di campo, prova da solo. Vira Emerson. Quel pallone di Pirlo per Kakà, ancora Emerson che gli dà fastidio, poi Vieira, esce Pirlo, Seedorf, all'indietro il suggerimento è per Pirlo, fermato dall'interdizione, Gattuso, Pirlo, non c'è copertura, Pirlo dentro per Inzaghi, pensa di Pippo Inzaghi, Pirlo per Maldini, Seedorf, Pirlo, Seedorf, Gattuso gira di punizione, cerca ancora la porta, è un altro, ancora Gattuso sulla respinta, prova a crossare, poi Pirlo, doppia deviazione, colpo di testa di Maldini, Pirlo, colpo di testa di Cannavaro, Serginho, Pirlo, attaccato, rivisto intanto il tocco di spalla tra Chiellini e Gattuso, un Gattuso che era già in volo, che poi finisce rovinosamente a terra, comunque si è ripreso, calcio di punizione. Fermato Emerson, possibilità di contropiede, Emerson cerca di sfruttare quelle occasioni, buttare la palla dentro a grandi saltatori, invece ancora una volta anche di Kakà,
calcio di punizione già battuto, ma è veramente straordinaria la grinta con cui gli uomini del Milan vanno in pressione. L'atletica, la motivazione, la grinta, tutto quello che vuoi, il cuore, hanno fatto la differenza. Il Milan, tutte queste qualità, ha avuto... Sfiatare un po', Ibrahimovic cerca il pallonetto su Pirlo che tiene la posizione, poi dà il pallone a Sedor. Rientra Gattuso che stringe i denti, calcio di punizione per Vieri. Pirlo. Sedor. Pirlo, io ho un'impressione però, Pirlo, perché era molto stretto Stani in questo caso. Pirlo cerca Kakà, Zambrotta prova a calciare, quasi un passaggio per Ibrahimovic. Pirlo aggira Zambrotta, prova il contropiede il Milan, che è il suggerimento, era fuori gioco Gaffu, non segnalato perché il pallone non gli ha... Serginio è passato davanti a Ibrahimovic, e allora la possibilità di contropiede. L'ultimo tempo Sedor è stato veramente incredibile. 5 minuti di recupero. Kakà. Pirlo. Ancora per Kakà in area di rigore. Era buona l'idea un po' là. Kakà. Pirlo. Calazzi. Pirlo. Che Pirlo ha giocato una grande partita dentro per Calazzi. Stanno. Pirlo. Gattuso, anche lui partita strepitosa. Pirlo, ancora Pirlo dopo il tocco di Calazzi, cerca la profondità per Serginio, sempre Kakà. Pirlo, Maldini, Pirlo,